un processo, diciamo, di rifondi, tentativo di rifondazione della cultura all'interno della facoltà di architettura da noi, non ha portato delle esperienze di progetto come c'erano prima, che giusto o sbagliate erano stare su un banco e prendere le righe di, come ho fatto io i primi anni, disegnare, avere dei temi e portare avanti questa cosa. Tutto era, questa attività lasciava spazio alle parole, alla ricerca sociologica, al confronto, alle indagini, eccetera. In quel momento io, che disegnavo in uno studio di architetti per imparare un po' il mestiere, anche per guadagnarmi da vivere, in quelle periodi che prendevo 450.000 all'ora, parliamo del 65-66, così. In quegli anni, così, è arrivata la fotografia, come arriva per tutti voi, per chiunque, come dire, uno si compra una macchina, fa delle foto, ma non è un fotografo, è uno che gioca con le fotografie. Anzi, in quegli anni era molto meno, perché le macchine non stavano più, e io ho cominciato a giocare con la fotografia mi ha un po' trascinato. Poi ho avuto la fortuna di conoscere e di seguire sulla stampa e poi anche a livello fisico dei protagonisti della fotografia di quegli anni. Uno di questi è diventato uno dei miei migliori amici, che vedo continuamente, l'ho visto anche ieri sera, tra qualche mese compie 80 anni, ed è Gianni Berrino Gardino, un personaggio, un grande autore e un uomo anche, diciamo, nel suo mestiere, forse anche della vita privata, stiamo parlando adesso del lavoro, moralmente molto, molto rigoroso. Io parto molto su questo piano, come ci si comporta con la fotografia di fronte al mondo. Cioè, io non so se sono bravo moralmente come lui, magari c'è sempre un po' di furbizia da parte dei fotografi, però c'è un atteggiamento di rispetto, una cosa che mi sembra fondamentale, spesso di quella che i fotografi non parlano, ma invece è fondamentale per fare la differenza, per discriminare chi è giusto e chi non è giusto. È un punto di vista. Poi ho conosciuto il grande Ugo Mullas, di cui c'è stata una grandissima mostra l'anno scorso, che ha girato in Italia, ci sono avete visto, insomma, ci sono stati in quegli anni, tra l'altro, in Milano, vive una stagione di fotografia impegnata anche sul piano professionale, che la rendeva città unica in Italia, cioè Milano capitale dell'editoria, dell'industria, una città molto vivace intellettualmente, con scrittori, con persone, come dire, attente alla modificazione sociale, tutto il resto d'Italia era un proletario, se vogliamo, che era capitale, e quindi Milano tirava e la fotografia tirava con lei. E questo succedeva prima del 68, chiaramente. Il 68, in una Milano così, ha generato appunto uno stato di crisi, e per farla breve mi sono ritrovato a sostituire, probabilmente, non posso dirlo con esattezza, però mi sono trovato a sostituire il disegno, cioè il progetto, l'usare, non dico tanto fare progetti di architettura, ma usare le mani per disegnare, quindi per realizzare qualcosa con l'obiettivo della macchina fotografica. E ho cominciato a fare quello che i fotografi volevano fare, cioè fare il reportage. Avevamo davanti a noi un teatro drammaticamente intenso come quello delle mobilitazioni di strada, votazioni, manifestazioni, il palcoscenico urbano era vivacissimo rispetto a quello precedente, e il fotografo, i giovani fotografi, di loro 20 anni, 25 e 30, cercavano di imitare, cioè direi a volte di scimmiottare, i grandi reporter di Magnum, cioè tutti questi personaggi che avevano fatto diventare la fotografia famosa per la sua capacità di fermare l'attimo, di raccontare le storie, i momenti difficili, che poi venivano, essendo fotografie destinate ai giornali, ai libri, alla mostra, venivano veicolate alle altre persone. E io questo volevo fare, come tutti quelli della mia generazione, si era creato quel gruppetto di persone che cercava di coordinarsi per fare della controinformazione, poi tutte cose che poi sono finite così in modo che poi dico per nessuno poi le prendeva, insomma c'erano molte utopie, illusioni, eccetera. Poi lentamente mi sono laureato, ero già diventato un fotografo, perché mi ero accorto in quegli anni, fotografando anche per gli architetti, visto che mi frequentavo ovviamente, e pubblicando queste cose sulle riviste, mi sono accorto che guadagnavo, non è che guadagnavo, però insomma sopravvivevo di più vendendo fotografie che andando negli studi a tirare le righe. E ho capito
per altre cose, anche per la fotografia mi aveva già ormai trascinato dentro al suo mistero, al suo futuro, alla sua, come dire, alla sua dimensione avventurosa e anche alla sua velocità di reazione. Cioè, diciamo che, per chiudere con l'architettura, che non parlo più, tu interrompi quando è il caso, allora, che la relazione tra il modo di guardare, di raccontare gli eventi, la società, il territorio, quello che era fisico, no? E quindi che legava l'uso, la funzione, diciamo, la possibilità funzionale di esistere nella fotografia rispetto all'architettura, era un po' più legata a una disciplina come l'urbanistica piuttosto che all'oggetto dell'architettura in sé, che si occupa di oggetti dell'architettura. E quindi l'urbanistica era una cosa più interessante, però l'urbanistica era un procedimento di partecipazione, di gestione talmente lento che penso non avrebbe mai visto, come dire, una finalità. Cioè, se tutti, io ho visto che chi dei miei compagni che stava in uno studio su un'urbanistica, spesso da eventi pubblici, come dire, erano triturarsi il cervello a pensare alle cose che non sono mai state realizzate, quindi era una sorta di assemblea continua. E questa cosa per me era frustrante. Io desideravo poter concludere, fare, come dire, realizzare in un tempo più normale. E la fotografia era la cosa più rapida che c'era. Cioè tu vedevi una cosa, componevi, scattavi, poi facevi il progetto, eccetera, chiaramente, ti permetteva in tempi rapidi di raggiungere il tuo risultato, chiaramente con due scale di intervento diverse. E io mi sono trovato quindi a fare fotografo. Nel 78 ho avuto un piccolissimo incarico di un'università di urbanistica in un quartiere di Milano, questo quartiere che è la zona argentina, per una rivista che si chiamava Milano Urbanistica. E io ho lavorato lì un weekend di Pasqua con una luce bellissima, meravigliosa, c'era un silenzio di strada, la gente era diciamo nel 78, la gente era partita per il weekend, ci sono delle zone dismesse, quindi delle aree dove la gente non abita, per cui ho trovato il luogo mentale, e questa luce meravigliosa, un'area leggera, quindi che mi era forse uno dei primissimi weekend dove la stagione stava cambiando, c'erano tutti gli elementi, diciamo, naturali, climatici, che potevano farmi vivere un'esperienza diversa, quasi di sospensione del tempo. E io ho fatto questo lavoro, quando ho sviluppato queste foto ho capito che era nato qualcosa di nuovo, che mi aveva sorpreso, e da lì ho concepito un progetto lunghissimo, enorme, che comprendeva tutta la periferia di Milano, ed era un progetto che prendeva in considerazione tutte le aree in cui c'era l'industria. Da lì è nato questo lavoro che poi alla fine si sarebbe chiamato Milano Interno di Fabbriche, che è un lavoro praticamente una sorta di lavoro che naturalmente ha avuto dei maestri, diciamo, dei riferimenti. Io avevo visto un anno nel 76, due anni prima, in una galleria di Milano una mostra dei Becker, no? Che in tedesco dice Becher, credo, Becher e la Becher, due grandi artisti concettuali che hanno lavorato sulla cosa industriale. Non è proprio così che hanno lavorato sulla cosa industriale, è molto più complesso, ma adesso non voglio approfondire questa cosa. Praticamente la loro rassegna, diciamo, tassonomica di oggetti della cultura industriale, prima tedeschi, poi anche in giro per il mondo, che loro hanno fotografato in modo frontale sempre uguale, ha creato un substrato talmente forte, ossessivo, di racconto sul luogo, che mi ha veramente turbato. Il mio lavoro è diverso, io lavoro sul luogo e non sull'oggetto, però quest'idea di creare una famiglia e quindi di estendere la ricerca in un modo quasi... Da cosa viene sul luogo e non sull'oggetto? Scusate, allora, sul luogo e sull'oggetto vuol dire che se conoscete la mondo di Becker, per esempio, ci sono tutti gli Chateau d'eau, diciamo, oppure tutti gli elevatori o tutte le case operarie, sono messe come in una rassegna, come dire, tassonomica e ricostruttiva di architetture culturali, architetture o macchinari. Io invece il luogo è uno spazio che contiene gli oggetti, ma quasi sempre una strada, si sente la navigazione stradale, ed è un rapporto tra te e lo spazio, quindi qualcosa di più complesso, quindi è un insieme di, no? È un oggetto con lo sfondo, dove spesso c'è il primo piano, c'è una prospettiva, c'è una profondità, quindi si racconta un luogo tridimensionale.
Penso alla Body Blacker è apparentemente tradizionale, cioè l'oggetto come se fosse su un fondo bianco. In realtà la Body Blacker è un ritratto, esattamente come il ritratto che faceva il grande predecessore tedesco, cioè August Sanders, che negli anni 30 ha fatto il ritratto dei tedeschi. Tutti questi lavori, Becker e Sanders, sono caratterizzati da una lunghissima ricerca, un lavoro estenuante, e quello era anche uno degli elementi di istruzione. E infatti io ho fatto questo lavoro a Milano, occupandomi, prendendo le carte a 5.000, avendo sempre una topografia delle zone produttive e fotografando dentro i luoghi dove c'è quello fabbrica. Attenzione! E questo lavoro non è un lavoro sulle fabbriche in senso stretto, cioè non è un lavoro sulla PL, la Brenda, la FARC, poi la Marelli che poi stanno fuori di Milano, mi sono fermato lì, la Regina Ginori, piuttosto. È un lavoro sui luoghi, cioè i luoghi dove ci sono le fabbriche. Milano è una città, questo è stato scritto molto bene da Marco Romano, un urbanista, che poi è valutato, mi ha tenuto su, normalmente quando io ero stanco. Ecco, adesso le fotografie vanno in loop, quindi le vedete, no? Non le commento, ma per ora non ha senso. Il luogo delle fabbriche è il luogo dove la gente anche abitava, quindi è un tipico tessuto di questa città che ha, diversamente da Torino, che ha la FIA enorme, no? L'estensione di chilometri, poi ha la città dove la gente dorme, poi ha la città monumentale, eccetera, che ha diverse tipologie urbane di Milano. Nelle zone dove c'è la produzione, a parte il caso PM di Cocca, Brenda, che è un tessuto continuo, ma per esempio la Bovisa è un luogo tipico di frequentazione, dove ci sono fabbrichette, artigiani, eccetera, tutto misto, che sono luoghi produttivi. Questa è la vera poesia di Milano, no? Quella descritta poi da Sironi, che ricorda, di cui cosa ha fatto questa foto, vedete adesso, ricorda un po', no? Le sue visioni di, appunto, perché non è che mi sono inventato io questa cosa, di studio progetti. Quindi fondamentale avere la memoria. E quindi è nato questo lavoro in totale assenza di persone, di movimento, quindi come a scoprire, passare in rassegna, catalogare, no? Creare una sorta di stoccaggio, di archivio, di come lo chiamo voi, di ossario quasi, no? Di frammenti della nostra civiltà industriale, diciamo tra fine 800 e tutto il 900, che è raccolta in una mostra, soprattutto in un libro, divisa per zone, quindi classificata, restituiva finalmente un'immagine coerente, omogenea e compatta di una città industriale le cui facce, le cui facciate, le cui faccette, non so come chiamare, è la stessa cosa, si disperdevano in un pulviscolo generale. Io, quando ho fatto questo lavoro, non ero cosciente di questa potenzialità informativa, ero cosciente di quello che è successo dopo il mio primo saggio, quello della primavera del 78, che mi ha fatto scoprire questa dimensione quasi esistenziale dello spazio urbano, un po' povero, così un po' spazzonato, eccetera. Ed è stata talmente forte questa cosa che mi sono messo lì, ci ho lavorato 2 anni, ovviamente non tutti i giorni, quando c'erano le condizioni, l'estate, le domeniche, quando potevo liberarmi e andare nei luoghi preferiti, seguire sulla carta, cancellare le strade, scegliere, perché non tutto era interessato, non è che tutto quello che era indotto era interessato. E quindi ho fatto questo lavoro lungo, che poi naturalmente usavo in quegli anni una macchina di piccolo formato, cioè 24 anni di sempre, non avevo altre, con un'ottica decentrabile, con un obiettivo che serve per correggere la prospettiva. E è uscito questo lavoro. Quando è uscito ho fatto un, come dire, ho concepito un libro che nessuno mi aveva chiesto di fare, ovviamente. Infatti anche spesso fanno così, quando sentono che hanno un materiale potenzialmente, espressivamente valido, almeno pensano a loro, e tu cerchi di costruire, non so se fanno così negli scrittori, ma insomma, per gli scrittori forse è anche più difficile, perché bisogna leggere il libro, invece non guardare le storie delle foto, insomma, può andare così. C'è il libro. E allora l'ho presentato al sindaco di Milano attraverso un amico, e questo menabò, diciamo, con le foto incollate, una volta non c'era il computer, è rimasto lì 6 mesi. Io intanto telefonavo timidamente, forse il sindaco Tognoli l'ha visto, no, non ha tempo, quindi,
Allora a un certo punto, sempre più depresso, sono andato a un giorno che sto trattamento per recuperare, per una volta. E fu lì, dal momento, quando un gioco perverso, ma fantastico, nel destino, mi disse: guardi che tornare la prossima mano lo sto guardando, quindi aspetti qualche giorno. E poi mi hanno chiamato, mi ha detto, il sindaco ha deciso che poiché lavoro sulle periferie, per le periferie si tratta, è un lavoro socialmente interessante, attenzione alla dichiarazione, quindi così per, quindi è socialmente interessante, per cui sarebbe disponibile a fare un libro. Ovviamente il libro è stato fatto con l'editore che voleva il sindaco, con la grafica che ho fatto io, con un amico Maurizio Deluso, che poi attualmente era il mio ex assistente, e ha fatto molti libri personali, e naturalmente poi il libro è venuto, è stato importante perché è esistito, è stato stampato in un modo allucinante, è stata una ferita profonda, ce l'abbiamo, terribile. Tant'è che recentemente, e cioè nel ottobre dell'anno scorso 2009, in uno spazio istituzionale milanese che è lo spazio Operdam, c'è stata una mostra su due città, una era Mosca con un libro e l'altra era Milano e Casa di Fabbriche con un nuovo libro, che era lo stesso libro dell'82, poi è quello dell'81, quindi lo terrò dopo, e la mostra dell'83, che ha recuperato questa mostra con delle piccole variazioni, poi ha cambiato un po', però ha fatto una mia domanda, esatto, non c'è, ecco adesso. Riprendo da un passaggio che hai fatto prima, che mi sembra interessante, quando paragonavi metodologicamente la scrittura e la fotografia. È vero che diciamo, l'artista diciamo, ha in testa, no? Ha in testa quello che vuole, e a volte c'è la metafora che dire lo depone nel territorio, lo depone nell'altro, no? Nell'esterno, nel senso che lo configura rispetto alla progettazione che è talmente forte, quindi lo plasma, lo forma. No? Io mi sono sempre definito, ma questo può essere anche, qualcuno dice civetteria, ma però lo dico perché sono abituato e sono anche più comodo, e sono un fotografo documentarista, dove la nozione del documentario mi riferisco a quella del grande Walker Evans, che anche lui dice io sono un fotografo che documenta e quindi che descrive, però dice attenzione, quando parlo della parola documento o descrizione parlo in termini di stile, cioè di linguaggio, ma il risultato è un'altra cosa, quindi non è che io faccio delle cartoline, e nel senso, a parte che io ho un grande rispetto della cartolina, per esempio, sono le cartoline nel tempo del Rinari, il confine tra il valore che noi diamo alle cose chiamandole talmente oscillante che bisogna non parlare mai. Quindi, però mi sono sempre, ecco, tornando a quello che diceva Luca, mi sono sempre definito documentarista perché mi sembra che quando vado in un posto, sia che siano appunto le periferie, quindi la lancio la domanda dopo, e sia che siano luoghi quindi, che non hanno nessuna importanza rispetto alla storia o per il valore dei cittadini, come questi per esempio, no? Che non sono mai stati niente nel passato, non lo sono neanche adesso. Se uno guarda le fotografie magari li scopre, però poi si dimentica subito, vediamo, cioè. Oppure fotografi monumenti, ecco, la differenza è che noi pensiamo, il fotografo penso, parlo per me, no? È qualcuno che pensa di andare in quel posto e che sia il posto, il luogo, l'oggetto fondamentalmente a dargli tutto, a dargli quasi il 100% o il 95% della sua potenzialità, e il 100% è il tuo modo di guardare. Probabilmente questo rapporto invece è molto diverso, perché quando tu arrivi in un luogo che tu conosci, oppure che tu non conosci per niente, insomma sono tantissime le posizioni, no? Oppure che tu hai sognato perché lo hai letto, quindi lo puoi immaginare, o perché lo hai visto al cinema, o l'hai visto in una pittura, eccetera, questo tipo di rapporto ti mette in una condizione di scatenare due energie che si confrontano e si associano, quella diciamo della lettura, no? Dell'attenzione, del rispetto del luogo, e quella che è dentro di te, che contiene la memoria di tutti i dati che hai visto. Questa è una cosa pazzesca, tu non lo sai, o forse lo sanno i miei figli, non lo sapevo, che è la stessa cosa, ma questa cosa gliela butti addosso e quindi
vendita e tutto quello che io ho fatto dopo nel tempo per la prospettiva che ha, per la colazione che ha preso, per la scena della luce, per il fatto che c'era o c'era una persona, per non so quali strani perversi meccanismi mentali, per tutte queste cose qua. Quello che vedete qua, Bordemer, è un titolo del mio lavoro fatto per questo grande progetto voluto dal Ministero della Pianificazione francese che si chiama Dattar. Dattar vuol dire Delegation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale. È una struttura, diciamo, dello Stato, con non so quanta gente formata, che si occupa di leggere, di studiare i fenomeni, diciamo, di cambiamento del territorio e quindi anche, diciamo, del paesaggio, per cercare di i risultati di queste ricerche vengono poi trasferiti alle regioni in modo che possano amministrarla al meglio. E io non so, in Italia penso che non esista questa cosa, ma già da noi la pianificazione è, come dicono gli urbanisti, è legge, quindi è una cosa che quindi non controllo, non è neanche una scienza. Per cui a un certo punto, tra gli anni 80, all'inizio degli anni 80, quindi in anni in cui era in atto una grande trasformazione del mondo occidentale, quindi Francia compresa, in cui le fabbriche stavano smettendo, l'economia stava oscillando, c'erano già forti movimenti di immigrazione, quindi c'era un subbuglio nel paese, la Dattar, che aveva sempre governato il futuro, si trovava un po' in difficoltà. Probabilmente, adesso poi io non so dire la loro parola, perché hanno scritto fiumi di parole su questi conti, eccetera, era il loro lavoro, la Dattar non era in grado di, quindi, più di prevedere e trasformare la tempistica e la metodologia giusta, non era in grado neanche di descrivere questo paesaggio come stava cambiando. E questo è adesso, ma oggi lo vediamo molto meglio, cioè il paesaggio cambia con una rapidità che non è governabile da noi, cioè noi siamo, ci troviamo che il mondo davanti a noi, dentro di noi, come dire, si modifica a nostra saputa, quindi non per cui siamo un po' vittime di questo cambiamento, cioè noi, ci sono le persone che sono, hanno in mano il potere di queste cose. Comunque è molto difficile razionalizzare l'evoluzione di un paese. E allora la cosa veramente incredibile, se per me, per un italiano, paese di grande di arte e cultura, ma di difficile gestione, diciamo, di progetto culturale sulla cultura stessa, sull'arte, che un ministero che si occupava della pianificazione ha concepito nel suo seno un progetto artistico. Come dire, noi vogliamo, cioè sono, diciamo che la persona che ha inventato questa cosa si chiama Bernard Latagé, che poi successivamente, dopo, era un funzionario dirigente di Dattar, quando si è esaurito il suo incarico, ricordo che siamo nell'amministrazione di François Mitterrand con Jacques Lamy, anni d'oro della cultura in Francia, dove si spendevano molti soldi per le iniziative culturali e artistiche. C'era un grande senso di responsabilità nei confronti delle iniziative culturali. E niente, questo Bernard Latagé ha concepito un progetto in cui la fotografia è considerata una delle arti possibili, probabilmente anche ad un costo basso, no? E con una facilità di comunicazione poteva indagare il paesaggio, attenzione, non in un modo documentario tout court, da scheda sociologica, ma in un modo artistico, cioè interpretarlo, raccontarlo. E come dire, invece, se fosse la scrittura e il linguaggio, invece di mandare diciamo, dei giornalisti a descrivere i luoghi, mandavano degli scrittori come Gianni Celati, Luca Donnelli e altri, no? E ci raccontavano, ci interpretavano i luoghi, ci raccontavano la loro visione dei luoghi, in modo da testare, da rimescolare le carte e creare delle angolazioni possibili di lettura per poter capire che intorno è meglio, no? Questo naturalmente non era una formula scientifica, era un tentativo di usare l'arte per rilanciare un tema che in quel momento diventava complesso da affrontare. È nata questa missione fotografica, che si chiama missione fotografica della Dattar,
ci hanno messo un anno a decidere chi potevano essere i protagonisti, cioè i vari invitati. Io ho avuto la fortuna, ecco qua, dopo qualcuno ha visto il lavoro delle fabbriche a Milano, ha detto Basilio va molto bene per questo progetto, è stato l'unico italiano che ha partecipato. Il fatto è che sono stati 28 in 5 anni operativi, sono state prodotte credo 200.000 provine contate, poi molte più fotografie, e i contratti dei singoli fotografi, perlomeno all'inizio dei primi 2 anni, erano molto lunghi, questa era la cosa che faceva un po' la differenza, erano contratti di 6 mesi operativi. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che tu per 6 mesi devi stare sul territorio. Io poi ho fatto 5 viaggi, però ovviamente perché facevo il mio lavoro a Milano, soprattutto prendevo la distanza, guardavo, eccetera. E nessuno lavorava 6 mesi di fine, perché non ha senso, non sai neanche cosa stai facendo. Però ai fotografi venivano completamente liberi di proporre un tema, di stabilire un territorio, se il tema era territoriale, cioè chi ha lavorato per esempio sul paesaggio di uffici, che il tema Lavanoff ha descritto gli uffici di Francia, diciamo negli anni 80, c'è chi ha lavorato come Sophie Trudeau sulle ferrovie. Io ho scelto di lavorare, di fare un viaggio a capo d'acqua, di stare sul bordo del mare. All'inizio avevo questa, come dire, follia, presunzione di dire voglio fare il pegno della Francia per via mare, ovviamente sulla Germania, la Svizzera e la Spagna. E poi lentamente quando mi sono messo in cammino, che ho cominciato a lavorare, siccome il processo era molto più lento, mi sono limitato a quella parte di nord che si affaccia sul mare del nord, eccetera, che va dal confine col Belgio fino alla Bretagna esclusa, dove si affacciano 3 regioni, Nord, Pas-de-Calais, Picardie e Normandia. Io penso che più di quello che abbiamo visto, più di quello che ci hai raccontato, voglio sottolineare solo una cosa: mi piace moltissimo ascoltarti quando fai una conferenza, quando parli in un teatro o quando parliamo a cena, magari chiacchierando o bevendo un aperitivo. E quello che colpisce molto me sempre è, oltre alla, come dire, è constatare come questa straordinaria opera fotografica nasce non solo, diciamo, da un grande talento, che evidentemente questo non può non esserci, ma anche da un'enorme serietà. Cioè a me colpisce molto il modo in cui tu descrivi il tuo lavoro, in cui tu descrivi e racconti le ragioni per cui ti muovi, quando non so, raccontavi delle scoperte fatte sempre sul campo a poco, no? Quella dei tre della trilogia, oppure quando raccontavi che prima andavi con la macchina piccola, poi tornavi con quella. Perché secondo me è una, almeno per me che non sono un fotografo, non è solo un modo per capire la tua fotografia, ma è un modo per capire un atteggiamento serio, vero? All'inizio tu avevi detto una cosa, specialmente se tu dicessi proprio una parola, quando dicevi, quando parlavi della differenza tra chi imbroglia, non so, e chi fa un lavoro vero, no? la sincerità. Ecco, mi piacerebbe che tu concludessi, perché io sono molto colpito da come tu persegui anche proprio la serietà dello sguardo, vincendo anche quelle tentazioni che penso che tutti abbiamo, che ogni artista, che ogni uomo ha, come dire, di tirar via, di abbreviare, di anche questo tuo discorso sulla lentezza, come dire, è fondamentale per quello che vuol fare l'artista, insomma, no? Ecco, mi piacerebbe, cioè, prendi tu proprio 2 parole, per non, cosa viene a fare per non imbrogliare, insomma, nel proprio lavoro, per essere seri, per vincere la tentazione di fare la facile. No, cosa fai tu, prendo? Sì, perché magari si imbroglia continuamente, cioè io penso che per rispondere veramente alla tua domanda è una cosa con se stessi, quindi se tu sei in equilibrio, no? Sei in pace con te stesso quando concepisci.
capisci quando stai con sto momento, quando hai lo schermo della macchina davanti. No, ci sono delle piccole furbizie, ma sono tutti peccatucci lineari che a volte aiutano a fare la fotografia. Ecco, sì, ma mi sa chiaro che sei tu che comunichi di più. Io cerco una, come dire, una sintesi, forse un'essenzialità che mi affascina. Quindi il problema non è quello di essere più uno scatto per comunicare, è che io sono stato sedotto dalla essenzialità dei Becker, e questa è la cosa. Quindi di avere, infatti il mio lavoro poi non è come il loro, perché io ho lavorato sul luogo, quindi un luogo contiene l'architettura della città. Quando diventa luogo si sporca del luogo stesso. Il luogo per definizione è un luogo sporco, vive, come dire, tutte le cose abbandonate, vive delle poi più vai a sud più il luogo è incasinato, va pieno di tralicci, di cose, di cacca. Allora tutte queste cose qua che sono disordine, tu devi farle diventare, tu hai, come dire, non le togli, no? Non devi ripulire, non devi usare Photoshop. Certo, ci sono dei limiti in discorso, però come atteggiamento generale è quello di farlo diventare il luogo vero, un luogo vissuto con tutti i suoi difetti, no? E come? Guarda, allora tu non stai fotografando, se sei un fotografo o un artista, tu non stai fotografando una modella perfetta con la luce giusta, stai fotografando una persona che ha le sue cicatrici, deve rendere, come dire, questa fisionomia più giusta possibile, ma non esiste questo giusto possibile, è una tendenza che ha. Però non devi camuffare, questo è quello che mi interessa. Ma non è perché tu non devi, cioè io non ho nessuna voglia di camuffare, non mi piace. Mi piace ritrovare la forza che c'è nello stato di fare quelle cose. E insomma io ho avuto queste non sono le foto che vedete per il 91-2003, sono. Guardate questo è interessante. Questo è un luogo di banche, le demolizioni sono state, hanno sparato pochissimo, quindi per dire che tipo di guerra era quello di Beirut, non era una guerra. Qui invece non c'è più niente, quella dove c'era di Newton, eccetera. Questa è una zona di banche, scusate, sono parlato. Sulle banche non si spara. Sulle banche non si spara, sì. Questo è ring. Ecco, quindi diciamo che il barare o non barare, certo le furbizie a volte, ma insomma io non è che non uso furbizie, non è possibile. Stando in un punto rispetto a un altro è già una scelta. Dove finisce la furbizia e dove, come dire, comincia il progetto, no? Per me questo chi lo sa, anche su questo ci può discutere. Io sono stato sedotto da questa essenzialità che vive poi, diciamo, per la sua. Mi piace molto la contemporaneità, nel senso che un luogo vero oggi è quello del, è quello che dimostra che tu stai lavorando adesso. Allora, in questo momento, poi, sto facendo un lavoro su Pia Mesi, che sarà oggetto di una grande mostra della Fondazione Cimi a Venezia il 27 agosto, perché il 26, 27, 28, due giorni lì si inaugura la Biennale d'Architettura, che sta ai giardini, però la Fondazione Cimi e altri luoghi museali che tende sempre che collaborano a fare delle cose separate. La mostra su Pia Mesi, curata da Michele De Lucchi, una mostra. Ci sono delle letture dell'opera di Piranesi nella contemporaneità. Io ho il compito di fare il Piranesi fotografo, come se stesse, e cioè di prendere una serie di tavole, di incisioni che sono le vedute di Roma, le vedute di Tivoli, le vedute di Pestum, e andare nei luoghi e cercare di posizione, come ho fatto qua, cercare un punto di vista se esiste, oppure un punto di vista alternativo, qui a 300 anni di distanza, vedere un po' come appare il paesaggio. Ma insomma non è tanto, è evidente che è 300 anni, però era un modo di creare un colloquio, insomma, con un grande artista, e questo ho trovato molto divertente. Grazie Gabriele.